Dal 23 al 28 giugno si terrà a Napoli la prima edizione della Shipping Week, una settimana di eventi culturali, conferenze ed incontri dedicati allo shipping, alla logistica e all'innovazione tecnologica in campo marittimo. Abbiamo sradicato un evento che da 5 anni era a Genova e l'abbiamo portato a Napoli. Siamo riusciti a riaffermare la centralità di Napoli, quindi in un gemellaggio Napoli-Genova che nei prossimi anni vedrà, ad anni alterni, declineremo 3 temi. La cultura del mare, soprattutto nella prima parte della settimana, le scienze del mare con le università, in particolare l'università Partenope mercoledì, e il business del mare nelle giornate di giovedì e venerdì. Il cluster napoletano ha risposto in modo incredibile, parleremo delle problematiche ambientali legate allo shipping ai porti, parleremo di porti innovativi e competitivi, parleremo di relazione tra Napoli e Mediterraneo. Parleremo anche di riqualificazione dei porti, tema molto importante per Napoli. Grazie a questa amministrazione che sempre di più sta portando avanti questi eventi in città per risollevare proprio la città e farla stare al centro dell'attenzione internazionale con convegni importanti. Napoli merita il posto più importante, fra le città più importanti d'Italia, perché non è seconda a nessuno e per lo shipping è stata sempre all'avanguardia. La principale vende industria della città, in queste settimane verranno affrontati un sacco di temi per il mio interesse, da quelli che relativamente al dragaggio delle aree portuali, che sono molto importanti. Abbiamo un problema nell'ambito del grande progetto per il dragaggio dell'imboccatura per il porto di Napoli, insomma, per il rilancio delle attività della logistica del porto di Napoli stesso. Ci saranno argomenti legati ai crocieri, all'utilizzo di carburanti che consentono di ridurre l'impatto ambientale di città. Voi sapete che anche questo è uno dei temi, noi abbiamo un porto di città e quindi ci sono anche delle emissioni di inquinanti rilevanti, insomma, un sacco di temi molto importanti e quindi penso che sia un'occasione sia per tutti gli operatori del settore, sia della città stessa per discutere delle problematiche e delle prospettive di sviluppo di un settore molto importante in città.